Ma buongiorno Bagai, oggi domenica 6 agosto è arrivato il giorno del campionato del mondo su strada di ciclismo. È tutto pronto, TV era pronto, divano era pronto, non ci rimane che aspettare le 10.30 quando partirà la corsa. Tanti i favoriti, per me un solo nome, Mathieu Van Der Poel. La parte più bella per noi tifosi di un mondiale è l'attesa, quando si fanno pronostici e quando si cerca di capire chi potrà portarsi a casa questa maglia iridata per un anno intero. Per stemperare la tensione, ovviamente la mattina ci si alza presto per fare un giro in bici. Pronti via, primo errore, ho sbagliato il punto di incontro con i ragazzi, non era qua. Comunque, tornando al campionato del mondo, è dal Tour de France che faccio il nome di Mathieu Van Der Poel. Ieri ho visto la prova degli juniores, il percorso, curve contro curve, strappi secchi, disegnato per lui. Lanciati, che il mondiale inizia, ale! Mentre si pedala, ci sono già pronostici da fare per il mondiale. Chi vince, Ivan? Bitossi, Barronchelli, Battaglini. Ecco, il suo pronostico secondo me. Giocatelo. Piatto di giornata, giro del lagone esterno. Pronostico, nome secco per il mondiale di oggi. Van Der Poel. Miki, chi vince? Liverpool. Neanche un'idea, senza idee. Sei cotto. No, sono in forma sbagliante oggi. Chi vince il mondiale? Vabbè, Bagnaia. Ducati. Bagnaia anche per me. No, veramente. Vi lascio a casa la prossima volta, basta. Quindi la mattina prima del mondiale Eduo può farsi un bel giro in bicicletta, dargli qualche sbattata, sentire dolore nelle gambe e anche qualche conato di vomito, perché bisogna capire cos'è andare in bicicletta prima di mettersi davanti al TV e magari commentare. Vamos! Presto! Sono già partiti. Eccoci qua, siamo pronti? Inizio ufficialmente il mio mondiale qua dal mio divano. Dunque, durante la start inizio, mi sono segnato bene tutti i passi avanti e voglio insieme a voi fare un po' una disamina di cosa troveremo. A partire dal Belgio, che sono il primissimo, squadra superlativa. Veramente hanno tre punti importanti, come il Benefit, il re del mondiale, veramente secondo me un favoritissimo, 5 stelle pienissime. Van Aert, dire, poi c'è Philipsen, gran velocista. Poi abbiamo la Danimarca di Kasper Asgreen e di Mats Pedersen, grande favorito anche lui, un 5 stelle anche lui. La Francia con Christophe Laporte, uomo però di Jumbo Visma, e con lui c'è Julian Alaphilippe, che ha lavorato tanto al Tour, non ha più l'esplosività di una volta, ma il cagnaccio francese va tenuto in considerazione, 5 stelle anche per lui. La Gran Bretagna con Ben Swift, la Spagna, secondo me fuori da questi giochi, la Slovenia che porta Tadej Pogacar, uscito dal Tour de France cattivissimo, non l'ho mai visto arrabbiato così. Oggi secondo me si muoverà da lontanissimo e costringerà ad uscire allo scoperto i grandi capitani. Per me oggi è battaglia vera su un percorso che sembrava la corsa del martedì e invece si è rivelato un percorso difficile, tantissime curve da rilanciare, strappi secchi. Ma oggi è battaglia vera. Quindi 5 stelle anche per Tadej, che sicuramente sarà protagonista. Però per il tipo di percorso non lo vedo superlativo per la vittoria finale. Mathieu Van Der Poel, per me il favorito numero uno, tifo per lui apertamente. Un grande ha puntato questa corsa, l'abbiamo già detto prima, è il numero uno in queste corse. Poi se arriva nel finale e ha davanti il suo avversario, lo sa prendere per le mani e stritolarlo pian piano. Credo tantissimo in lui, ha una squadra bella soda. E poi, come vi dicevo, secondo me Philipsen, se arriverà nel finale, dovrà restituire al suo capitano tutti i favori fatti al Tour de France. Pensiero mio. I nostri italiani, punto sui giovani, Baroncini e Rota. Rota l'anno scorso ha fatto vedere di essere capace di essere protagonista e Baroncini sa cosa vuol dire essere protagonista a un campionato del mondo. Bisogna stare sulle ruote, ovviamente non siamo noi a dover comandare la corsa, sono finiti i tempi, 5-6 capitani, gente che entrava nelle corse poteva essere protagonista. Abbiamo gli uomini di esperienza, abbiamo Bettiol, abbiamo Trentin, abbiamo Daniel Ross, siamo papabili per una medaglia. Bisogna fare come disse il mio direttore sportivo Miro Panizza,
Vicenza, la prima corsa che ho vinto, 80 km a ruota di Gianni Motta, è in volata, l'ho fregato. Grande Miro. Poi ci sono gli australiani, i colombiani, Stati Uniti, Svizzera. La Svizzera, Stephen Kung, però bel atleta, potente, però secondo me oggi non è un mondiale da outsider. Per me oggi è un mondiale per le prime donne. Se la battaglia inizia da lontano, viene in piedi un macello, è uno per cantone. Ne arrivano 15, ne arrivano. I grandi campioni oggi vogliono fare corsa e quindi saranno loro a essere i protagonisti di giornata. La Polonia di Michał Kwiatkowski, un altro capace di vincere un mondiale, non è più brillante come anni fa, però sono quei personaggi che nel finale, se gli capita l'occasione, non chiedono a casa cosa devono fare. Peter Sagan sarà il suo ultimo mondiale. Ho una magliettina ancora riposta là dentro, Go for the Poker. Non è più il Peter Sagan esplosivo di una volta, però io 4 stelle al Pietro gliele do. Guardando la start list ancora, ci sono paesi secondari che sono qui a fare gruppo. Venezuela, Ruanda, Costa Rica, Cina, Mauritius, Svezia, Cile, Brasile, Uzbekistan, Cipro, Isole Vergini Britanniche. La loro bella avventura, ma non sono certo attesi come dei protagonisti a questo mondiale. Meraviglia, siamo carichi, siamo carichi, siamo carichi. Il mondiale è stato fermato da una protesta, non entro nel merito, non entro neanche nel merito, non voglio dire niente. La corsa è ripartita e iniziano ad arrivare i primi messaggi, le prime telefonate degli amici. Oggi il mondiale si vive anche in compagnia degli amici. Meno di 150 km all'arrivo sono entrati nel circuito ed è già battaglia. Si è messo a piovere. Peggior cosa non poteva esserci. Intanto abbiamo davanti il nostro Lorenzo Rota. No, è incredibile, mi sento agitato. Volevo dire, ma quanto sono belli i tifosi del ciclismo. Fanno di tutto per screditare il nostro sport. Ma il tifoso del ciclismo è una persona felice, contenta, e non possono spegnere il nostro entusiasmo. Oggi c'è chi come me lo segue da casa, chi lo segue sul posto. Non esistono liti tra i tifosi del ciclismo, non esiste gente che si picchia tra i tifosi del ciclismo. Siamo la bellezza dello sport, siamo, santo cielo, che bello. A 90 km dall'arrivo, attacco di Mathieu Van Der Poel. No, non ci posso credere. 4 belgi stanno inseguendo con Remco Evenepoel e davanti Wout Van Aert, ma davanti al gruppo a tirare. C'è battaglia interna al Belgio, c'è battaglia interna. Intanto nel gruppo dietro Dylan Van Baarle, Olanda, con 4 belgi e li riporta dentro. Noi italiani invece, bella azione come squadra. Non so cosa servisse a 80 km dall'arrivo metterci a tirare noi con dentro personaggi e tutti quanti i favoriti. Però azione da squadra, questo noi lo sappiamo fare. Siamo l'Italia, siamo l'Italia. Ho il telefono che ha un problema di ghost touch. Se arriva alla fine del mondiale non l'ho picchiato contro il muro, record del mondo anche del telefono. Mats Pedersen all'attacco, quello più veloce, è partito da solo e se ne va. Ma roba da matti, un mondiale così non si era mai visto. Neanche Sallanche era stato così. Rientrato nuovamente Remco Evenepoel con i suoi 4 uomini del Belgio. Ma mi è venuto il dubbio, e se invece stessero facendo il trappolone per tutti quanti? Siamo a 60 km dall'arrivo, va all'attacco il nostro Bettiol, dopo che se le sta andando di santa ragione, stanno volando gli stracci. Vabbè, comunque sono le ore 16 e io mi gioco la mia merenda perché non voglio farmi trovare senza energie quando ci sarà il finale. Bucaneve, spettacolo. Siamo a 47 km dalla conclusione e Alberto Bettiol è là davanti da solo. Una bella azione, una buona azione, perché bisognava anticipare i grandi campioni. Non puoi aspettare e pretendere di stare con Van Der Poel, con Renko o con Taddei quando scattano. Farsi trovare là davanti pronto per quando dietro uscirà un'azione è una cosa importante. Siamo ancora lontani però dall'arrivo e bisogna che presto si muovano dietro per non lasciare fuori Alberto troppi chilometri da solo. Che spettacolo, maglia azzurra. 25 km all'arrivo c'è sempre Alberto Bettiol là davanti da solo. È una buona situazione, lui a gamba. C'ho tachicardia. Va da solo. Li ha attaccati, il mondiale è finito. 23 km all'arrivo, il mondiale è finito. Esagerato in ogni curva, cavolo, è caduto per terra. No, ma è ripartito. Non si può perdere un mondiale così. Mamma mia, che tomone che ha fatto. Che tomone.
fumone che ha fatto. Un vero campione del mondo sta per chiudere questa edizione dei campionati del mondo di ciclismo su strada. Un vero campione del mondo, un vero campione del mondo. Mi godo il finale, mi godo il finale. Un pomeriggio pazzesco, un campione del mondo pazzesco, un gruppo di corridori pazzesco. Grazie veramente a tutti quanti per ciò che avete fatto. Aspetto invece i vostri commenti sotto sulla gara e sui campioni che l'hanno animata. Un pollicione sempre se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale di Roberto Il Maggio, che è una cosa buona e giusta. Ci vediamo sulla strada con il ciclismo, quello nostro, amatoriale, dei poveri. Ah, che bello, che bello.